Torino-Milan finisce così, con la rabbia di Lorieri per il pareggio in extremis ottenuto da Van Basten. E dire che un'ora e mezza prima, nonostante la delicatezza dell'incontro, il clima appariva al contrario sereno e addirittura scherzoso. Ma è per scaramanzia che arriva per ultimo? No, perché dopo mi devo mettere il cappotto, mi devo pettinare, tante cose, insomma. Sembra che stai andando in campo, vuoi giocare? No, voglio giocare, ma non è possibile. La tribuna è dall'altra parte? Sì. Non so dove devo andare. Sì, un labirinto. Ascolta, quando ti vediamo in campo? Quando ti vediamo in campo, parliamo seriamente, fissiamo una data. Penso di rientrare in campo contro Sampdoria. Marco, allora, vogliamo superare questo momento difficile? Sì, ma no. Certo che vogliamo. Sì, sì. Un gol magari? Speriamo. Sei tranquillo? Io sono abbastanza tranquillo. Sì. Sempre emozionato? Ma emozionato, direi di no. Forse adesso, quando entro sul campo, sicuramente sarà completamente diverso. Partita difficile, vediamo un pochino. Un momento delicatissimo per questa squadra, speriamo di riuscire ad aver dato quello spirito giusto per superare un momento sicuramente delicato. Perché Catena? Catena così, mossa tattica in previsione dello schieramento loro. Sotto lo sguardo vigile e apprensivo di Gerbi e De Finis, Sala debutta subito in panchina con una mossa vincente. Questo agile laterale sinistro, che sembrerebbe la controfigura di Nino D'Angelo, si chiama Massimiliano Catena e costituisce la risposta granata alle novità di Sacchi, Mussi e Mannari. Nel primo tempo il Milan impone il dominio della palla e sfodera la determinazione della grande squadra ferita nell'orgoglio ben oltre i propri demeriti. Tutti aspettano Van Basten e Van Basten ripaga le attese. Il Torino gioca con saggio realismo, prende atto della superiorità degli avversari sul piano del palleggio e, disposto in campo con ordine e temperamento, se non sempre con lucidità di esecuzione, attende pazientemente gli sbilanciamenti altrui, pareggiando con Miller. In seguito ad un impatto con Comi e con il terreno di gioco, Mussi è costretto a uscire in barella prima dell'intervallo. Vado capo. Sì, sono capo e mi sono ripreso quasi subito, però a questo momento che non capivo più niente. Mi sono telefonato a casa per tranquillizzare. Sì, però già con esperienza di donna, allora siccome mia moglie è anche porta un bimbo, volevo tranquillizzarla. La grinta di Sacchi è la stessa con la quale il ritrovato Milan apre la ripresa, ma i rossoneri raccolgono ancora troppo poco in rapporto a quanto riescono a seminare. E sull'altro fronte il Torino ha ormai trovato le contromisure del caso, eccetto che nel controllo di Donadoni e dello scatenato Van Basten. Qui il centravanti costringe Lorieri ad un formidabile colpo di reni. La formazione di Sala dal canto suo acquista crescente sicurezza e dopo aver esaltato Galli prima con Fuser e poi proprio con il guardiano di Van Basten, vale a dire Benedetti, capitalizza 6 minuti dallo scadere le doti di aprivarchi di Scoro e le qualità di stoccatore di un Miller in grado di mettere in crisi Rijkaard. Il biondo è Benedetti e Sala gli raccomanda di pedinare Van Basten, ma l'asso olandese è oggi l'anima di un Milan che non si arrende e che pareggia quasi allo scadere. Miller, 2 gol, però deve aver vinto, sei venuti dalla fine. Finita la partita, Milan ha fatto pareggio, ma l'importante è che il Torino ha perso. Senti, comunque siete una squadra che insomma si è ritrovata, migliorata, no? Torino mi ha dato, però bisogna fare di più perché Torino poteva vincere oggi. Moltissime volte in questa stagione si è detto il Milan continua a realizzare un grande volume di gioco però scarsamente produttivo, quindi questi 2 gol di Van Basten oggi credo che siano molto importanti anche sul piano psicologico per tutti quanti. Credi sì, per il ragazzo che se lo merita perché è un campione autentico e anche per la squadra che non meritava. Questo è stato il primo gol del Torino e vediamo perché, per un presunto fallo di mano di Miller, il brasiliano del Torino. Vediamo Miller super in velocità a Baresi e poi effettivamente col braccio sinistro, con la mano sinistra si sistema la palla, se la mette un po' come vuole, andiamo pure avanti,
la tocca e infatti avrà due atteggiamenti diversi nel momento del tiro e della deviazione di Galli. Primo si ferma prima di, per vedere se la palla entra. Osservate bene il brasiliano, quando la palla entra si volta verso l'arbitro per vedere se l'arbitro convalida o no questo gol, perché sapeva di aver commesso un fallo. Andiamo adesso al secondo gol del Milan, quello contestato da Lorieri in particolare. In effetti Lorieri è lui che sbaglia, primo perché se vedete sul cross lui è in porta, guardate cosa fa lui, non il pallone che non serve. Lorieri dà una spinta al suo numero 10 che è Zago, probabilmente pensava fosse un giocatore del Milan, ma in effetti è Zago. Poi va contro Brambati, mentre vedete, torniamo un attimo indietro, Van Basten che è molto lontano dal portiere, colpisce di testa e mette dentro. Non solo, ma dalla ripresa dal basso si vede anche che nella stessa azione Brambati trattiene per il collo, proprio lo incravatta Virdis, eccolo qui sulla destra il numero 2, vedete che tiene per il collo Virdis, quindi non c'è nessuna azione fallosa da parte del giocatore del Milan, perlomeno in questa partita, una partita veramente con invece molti falli. Ne vedremo uno molto curioso perché lo stesso Müller tenta di andarsene, è tallonato da Rijkaard che gliene fa di tutti i colori, lo cintura, lo trattiene, lo strattona, lo prende per il collo, gliene fa veramente di tutti i colori, alla fine riesce a portargli via la palla. Riesce a portargli via la palla, no, ma l'arbitro non ha fischiato nessun fallo. Tanti falli e uno anche abbastanza, qualcuno cattivo, uno grave, questo per un intervento di Combi, ma già visto nel servizio, intervento acrobatico, salta un po' troppo in acrobazia, va con la gamba, con la piede molto vicino a Mussi, gli salta addosso, lo colpisce. Non solo, addirittura poi, ma questo è involontariamente della gamba sinistra, gli va a toccare anche la testa quando poi ricade.